Ciao a tutti, sono qua con Francesco Lo per parlare dei film in uscita. In realtà per parlare anche di un film che è già uscito, perché un po' fuori tempo massimo vorrei iniziare parlando proprio di Dark Shadows. Mi scuso per la voce che è abbastanza giù. Pure E parliamo appunto di Dark Shadows, il film di Tim Burton, attesissimo, uscito al cinema, quindi lo diciamo che è già al cinema da qualche giorno. È partito bene in Italia, è partito meno bene negli Stati Uniti, credo principalmente per Avengers, ma anche per il fatto che è basato su una serie TV famosa negli Stati Uniti, ma non troppo perché è molto vecchia, e per altri motivi di cui parleremo adesso. A te è piaciuto? Guarda, mi schiarisco la voce proprio per essere chiaro, l'ho trovato orribile. Orribile Sì, addirittura. è un Horror. termine che a volte va usato. Ok, anche io non l'ho adorato, francamente, anzi, devo dire che dopo il film di Alice in Wonderland, dopo il disastro, diciamo, dal punto di vista qualitativo, secondo me, di Alice in Wonderland mi aspettavo tanto da Tim Burton. Per recuperare, invece, è rimandato a Frankenweenie questa Sì, speranza. forse. Speriamo, Adesso non c'è so. Alice in Collinwood, cioè c'è Alice Cooper in questa cittadina, è una delle cose leggermente decenti del film, diciamo i commenti di Johnny Depp sulla presenza di Alice Cooper, e io ho scoperto una cosa terrificante, pensando a quanto non mi è piaciuto Dark Shadows e a quello che avrei detto in questo video meraviglioso. Ho scoperto che non mi piace un film di Tim Burton dal 1996. Dai, Sleepy Hollow? Non ti è No. piaciuto? Ed Wood? 94. 94, Mars clamoroso Attacks. debacle. Mars Attacks bellissimo. 96, l'ultimo. Dai, Quindi. no, Sweeney Todd non ti è piaciuto? A me è piaciuto Sì, tanto è il Sweeney Todd. migliore di questa orribile decade del 2000 per Burton. Io ho una teoria su Tim Burton. Da quando gli effetti visivi digitali hanno iniziato ad avere una preponderanza nel cinema fantasy, fantascientifico e horror, diciamo, lui ha dovuto iniziare a usarli, questi effetti visivi, in maniera massiccia. E secondo me lì ha perso Ma lo completamente sai che la sono bussola. totalmente d'accordo con te? Ha È un come grosso se. problema. E in Dark Shadows si vede, lui ha un grosso problema con gli effetti visivi. È come se lui utilizzasse un trucco che non gli appartiene. È come se si volesse innestare una parte non organica sul suo corpo e il suo corpo la rigetta, no? Come si dice Sì. quando ti hanno messo la mano finta e il tuo corpo la sta rigettando. E Alice in Wonderland in questo è esattamente. Ma neanche la fabbrica di cioccolato. A me È è che io sono orribile. legatissima al libro e quindi mi era piaciuto tanto. Però effettivamente anche Vuoi lì mettere Gene mostra Wilder grossi con problemi. Johnny Depp che. Sì, E oddio. basta, basta. Però aveva Io sono delle cresciuto belle con quello di Gene trovate. Wilder. Lo so, Faceva più mortacci. paura Gene Wilder. Però. Però i Batman Ecco. di Tim Burton sono nettamente migliori No. rispetto a quelli di. Sono molto diversi, ma non possiamo. Non sono Non si. assolutamente d'accordo. No, no, si può dire, ma io non sono assolutamente d'accordo. Christopher. Sono completamente diversi, non puoi E certo, sono paragonarli. belli, mentre No, quegli altri sono brutti. no, 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 non puoi paragonarli assolutamente. Piuttosto, secondo me, è appunto. Fra l'altro, è molto ironico se ci pensi, perché Tim Burton, animazione, stop motion, cioè. Lui non è che con gli effetti speciali, cioè vedi Batman, ma tutti i film, anche Sleepy Hollow, anche effetti visivi, anche i primi effetti visivi ci stanno. Ma quando poi un film deve essere guidato dagli effetti visivi, lui impazzisce, non lo so. Alice in Wonderland è un disastro da quel punto di vista, secondo me. Cioè, gli effetti visivi di Alice sono orrendi. E in Dark Shadows ci sono dei problemi, dei Tanti, problemini. tanti. Anche la fotografia, com'è? A me non è dispiaciuta, eh. Ma se, allora, guarda, poi noi sembriamo, siamo veramente arroganti e scemi, però ci permettiamo, produttivamente parlando, ci sono dei geni, degli artisti, Scenografie belle, compreso Tim cavolo. Burton e Johnny Depp, che mi è piaciuto tantissimo in Room Diary. Sì, lì sì che mi è piaciuto. Allora, diciamo che era il mago Calbusera in Alice, qui è Carmelo Bene. Forse i lettori di Bad Taste non sanno chi è, era un grandissimo uomo di teatro e di cinema italiano. Ecco, andatevi a vedere delle foto di Carmelo Bene con questi capelli neri schiacciati, Sì. e va in giro così. E quindi Johnny Depp, Carmelo Bene. Io pensavo a Carmelo Bene, lo vedevo e dicevo, va male, somiglia a Carmelo Bene, va male. E va bene, le scenografie ci sono. Però è proprio manca il senso del film. E chi è irritato da Woody Allen? Ma insomma, allora qui abbiamo uno che io dopo 5 minuti mi volevo sparare. È un film di una pesantezza, di una fatica. E Johnny Depp va in giro, appunto, è Carmelo Bene, come al solito, va in giro così per tutto il film. E
senza che ci sia un taglio preciso. È satira? Ci si prende sul serio? È un melò? Non ha un'idea. È un melò? È una storia d'amore? È una storia d'amore come già Sleepy Hollow era meglio in questo. È una storia, c'è l'amore vero? No, è tutto molto confuso. Il però tono. Io ho trovato tanti momenti bartoniani che secondo me mancavano. In Elis mancava totalmente un momento bartoniano, proprio da, cioè di quelli che vedevi in tutti i film della prima di questa decade, anche Sleepy Hollow, vabbè, ce ne tanti. È quello che a me ha fatto arrabbiare, perché vedi i primi minuti di Dark Shadows, una storia totalmente exposition in cui spiega, fa questo prologo assolutamente irritante. Dopodiché le scene in cui lei arriva a Collingwood, secondo me bellissime, con questa musica in sottofondo. Sì, però poi lei presentazione. Chi è? Poi però lei, lei chi è? La riscoprono a nel non terzo lui atto. Chi è come cantava Zero, lei chi è? Lei chi è? Perché poi arriva Barnabas. Eh sì. Arriva infatti Barnabas, lei la riscoprono nel terzo atto improvvisamente. Dici, ah già. Barnabas rompe le palle per 60 minuti. Poi Barnabas scopre che lei è la reincarnazione della donna che lui aveva amato in quel prologo. Ce lo siamo già dimenticato. Più o meno. Però poi lei scompare. Barnabas, allora Barton ci dice, ok, alla fine diventa, ha ritrovato l'amore. Diventa la donna che visse due volte. Ah, fantastico, ci credo, cinematograficamente magnifico, abbiamo visto dei film così a partire da Hitchcock, però poi no, c'è la strega. E la strega è quella che rosica dall'inizio, insomma, gli un casino. Gli ultimi 5 minuti e poi c'è Alice Cooper che arriva. Risoluzione totale che non si... Vabbè, insomma, un film a partire da un personaggio che fa un gesto nell'inquadratura finale che mi ha profondamente irritato, perché è un altro personaggio di cui non ce ne frega niente e che è scomparso dal film da 25 minuti e tu gli dai la chiusa del film pensando però, anche a un possibile sequel. Telefonatissima, però io me l'aspettavo. Vai a quel, insomma, è un insulto all'intelligenza, è un film stupido, stucchevole, pesante, senza alcun senso, e questi due forse non devono più lavorare insieme, perché c'è una autoindulgenza, c'è una eteroindulgenza, no? Sembra. Vediamo. Cioè, quanto sei figo, ottavo film insieme, oh ma quanto sei bello te, ti voglio bene, e questo non crea, secondo me non crea una tensione creativa. Questi se la cantano e se la suonano, questi sono Barton e Depp, e il film è ignobile. Per tutto proprio l'amore che abbiamo per questi due artisti. Guarda, a me è piaciuto tanto l'aspetto tecnico, al di là degli effetti visivi, cioè scenografie, come si dice, fotografia, questo genere di cose. A me sono, il film sono andato a vederlo e sono uscito soddisfatto per quel fronte. Il fronte della storia, delusione. Quale abbastanza, storia? Anche registicamente non è che si dà. Quale storia? Un vampiro che amava, un uomo che amava, maledetto, torna, poi fa lo scemo perché c'è la satira su, oh mio Dio, il vampiro è fuori contesto, fish out of water, fuori ecco. Contesto, il vampiro negli anni 70, quella lampada com'è, Alice Cooper, lui la chiama Alice, una donna, perché... E quindi, stato, poi però stato devo tornare a credere al fatto che c'hanno dei sentimenti, ma insomma, mandata a quel paese. Invece, cambiamo totalmente discorso... Ciao Dark Shadows. Ecco, cambiamo totalmente discorso, quella casa nel bosco. Visto che parliamo di... Ecco. C'è una casa, una canzone che i lettori di Bethesda ascoltano ogni sera. Film sul quale faremo molta attenzione negli spoiler, perché è un film che secondo me e secondo Francesco va visto sapendo il meno possibile. E però di Joss Whedon, cioè scritto da Joss Whedon e diretto da Drew Goddard, io non so pronunciarlo, Goddard. E, Joss Whedon nel suo momento di totale, cioè in questo momento è... A Hollywood è Dio, però che lui ha scritto Vincente. E diretto, lui che stavo sempre. Che lui ha scritto e aiutato a produrre e aiutato a dirigere, secondo me anche 2 anni prima buoni di girare Avengers e anche ben prima di sapere che avrebbe diretto Avengers. È un film che ha avuto 1000 ritardi per problemi dell'MGM, che negli Stati Uniti è uscito distribuito da Lionsgate e che da noi arriverà appunto questo weekend. Quindi a te è piaciuto? Allora veniamo da Dark Shadows. No, è interessante. Cioè, sicuramente è un prodotto cinematografico più credibile, più nobile. Diciamo che è uno scream tanti anni dopo. Arriva un horror che riflette sulle dinamiche narrative e sulla mitologia, sulla storia dell'horror. Anche se forse Scream, a essere proprio pedanti, era un thriller. Qua invece c'è il metafisico, quindi è un horror,
secondo la definizione di Brian Yuzna, che a me piace molto. Quindi 1996, Scream, arriva uno sceneggiatore geniale che riflette sui cliché e sulla mitologia, e quindi è qualcosa di freschissimo, non si è mai visto, andiamo tutti fuori di testa. Nasce una saga divertente che genera anche la sua parodia, quindi insomma qualcosa di pesante dal punto di vista di cultura pop, un prodotto pop forte, credibile. Qui arriva un'altra riflessione sul genere, molto colta, forse un po' pesante, nel senso che ti trascina poco dentro, mentre Scream invece era un roller coaster, secondo me, soprattutto il primo era geniale, sì, perché era anche un film easy, era anche un film facilissimo, leggero, da vivere, sì, leggerissimo, azione, azione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, già nel secondo diventava 1, 7, 8, diventava più intellettuale e meno lineare nella... qui Whedon scherza molto, c'è Lovecraft dentro. Limitiamoci a dire questo, che è uno dei miei scrittori preferiti, e insomma, dopo, rispetto a Dark Shadows, che è un'operazione cinematografica fallimentare, secondo me, proprio dove non hai capito niente, questo è un film che va rispettato, quantomeno. Benissimo, due parole ultime. Vabbè, dico che a me è piaciuto parecchio, mi limito a dire questo. Tanto? Mi è piaciuto tanto, sarà che i parallelismi con Scream li faccio, ma secondo me, cioè, Joss Whedon comunque sul meta ci ha sempre riflettuto, per cui Scream o non Scream, certo, rientra nell'immaginario di... E poi ci sono dei momenti, secondo me, che sono favolosi e valgono tutto il film. È molto ironico. È molto ironico, c'è la rivincita di certi... mettiamolo così, la rivincita di Joss Whedon. Però, appunto, ci sono questi momenti di totale follia che te li godi veramente. Posso dire una cosa bella che mi è piaciuta un po' alla Pesce di nome Wanda? Un po' che viene da una scena storica del senso della vita. A me è piaciuta molto una differenza culturale. A un certo punto Whedon scherza sul Giappone e gli Stati Uniti. Ah, sì, quella scena. Allora, visto che dal cinema vogliamo anche un po'... ci piace il cinema perché racconta un po' il mondo... c'è una riflessione molto divertente su i giapponesi fanno così e gli americani fanno così, che mi ha ricordato un sacco... È straordinario, è vero. E, rapidissimi, Margin Call. Anche questo film è uscito con un netto ritardo rispetto agli Stati Uniti, mentre effettivamente Quella casa nel bosco è uscito in ritardo ovunque. E, ti è piaciuto? Sì. Cosa vuoi dirci a riguardo? Che non è facile, che Inside Job aveva descritto meglio la crisi del 2008... E quindi è molto difficile in narrativa, in fiction, far vedere delle persone che fanno wow, no, cazzo, porca vacca, inquadrate senza che noi vediamo quello che provoca questa reazione rispetto a Joss Whedon che arriva qualcosa che... Quindi è un horror senza vedere il mostro è difficile da raccontare, però la vendita di titoli tossici, il fatto che vengano date in pasto a delle persone, al mondo, delle cose che sono malate e che poi generano una crisi economica a catena che è arrivata pure da noi, subendo ancora. E il fatto che ci siano dei capitalisti che riflettono sulla inevitabilità di questo tipo di azione e sulla sua fondamentale non immoralità, perché fa parte di un sistema che poi c'è uno sfogo di Paul Bettany in macchina meraviglioso sul fatto che perché ci dobbiamo sentire in colpa nei confronti di persone che vivono facendo mutui, che mettono la loro vita in mutuo, il grande American Dream è, no, avere qualcosa che non ti puoi permettere di avere, gliel'abbiamo data noi, sono stati contenti fino a questo momento e adesso gli diamo la polpetta avvelenata. Sono cazzi loro, se la sono cercata. Questo è molto interessante. Quindi 2008, difficilissimo da raccontare al cinema, grandi attori, mi è piaciuto tantissimo Zachary Quinto, che è un attore che io adoro. Anche io. Mi piace molto La perdita dell'innocenza, a me come tema, e quindi mi piace molto il film, che parte con due protagonisti giovani, uno è un cinico e uno invece è un idealista, e alla fine del film il cinico è diventato un idealista perdente e l'idealista è diventato un cinico. Questo a me piace moltissimo nel cinema. Benissimo, grazie mille e alla prossima.